Dopo campionato la Roma all'Olimpico fa sul serio, almeno fa felici i suoi tifosi e manda a gamba all'aria il Cesena, segnando 3 gol all'inizio della ripresa in soli 7 minuti. Con Bianchi squalificato, nascosto in un angoletto dello stadio, il suo vice Casati in panchina, la Roma all'inizio fa fatica a prendere la misura ai suoi avversari, rischiando persino di andare in svantaggio se Biraccini non avesse fallito una grande occasione allo scadere del primo tempo. Poi, come l'ha definito lo stesso Lippi, all'inizio della ripresa per il Cesena ci sono i 5 minuti del Califfo. E la Roma dilaga, grazie anche ad una bella prova di Giannini che propizia da solo praticamente il bottino giallorosso. Desideri di testa apre le marcature deviando in rete un bel cross dalla destra del suo capitano. E poi il magnifico gol di Feller che dopo appena un paio di minuti è pronto a scambiare con Giannini e a sparare all'incrocio dei pali da posizione molto angolata. Feller irresistibile, va a segno ancora di sinistro e centravanti giallorosso, supera il portiere Fontana con un bel raso. La partita praticamente finisce qui. Cesena, 9 minuti dal termine, accorcia la distanza con Ciocci, un'azione personale, è il primo gol che subisce la Roma all'Olimpico. C'è anche il tempo di far felice il giovane Muzzi, entrato al posto di Feller. L'attaccante romanista segna il suo primo gol in Serie A, è il quarto della Roma. Entriamo in sala stampa, vediamo un po' chi troviamo. Toh, guarda, c'è Muzzi qua, che ha segnato il suo primo gol in Serie A. E che credo che tanta stampa non l'aveva mai vista al suo seguito. No, sì, questo qua è vero perché ho fatto un gol e vedo tanta gente intorno a me che chiede di informazioni. Era forse meglio non farlo allora. No, questo no, cazzo. A fare un gol è stato bellissimo. Però io penso che dobbiamo continuare su questa strada, lavorare ancora di più, cercando fuori casa di creare più occasioni e magari riuscire a sviluppare più il nostro gioco. Perché c'è questo contrasto con la stampa romana, con la Roma, visto e considerato che c'è un embargo, mi pare? Come contrasto? Nel senso che alcuni giocatori non vengono a parlare qui con i giornalisti? Non lo so, non sono cose che mi riguardano, io faccio volentieri questa cosa, penso che anche gli altri lo facciano, non c'è problema. Allora niente drammi Lippi per questa partita, tutto sommato buonasera, grazie di essere qui con noi alla Domenica Sportiva. Che cosa non è successo, oppure che cosa è successo in campo Cesena? È successo che dopo un primo tempo giocato discretamente dalla mia squadra e ci sono stati 10 minuti del Califfo, come li chiamava il dottor Bernardini, il povero dottor Bernardini. Ci accusava spesso di vivere i 5 minuti del Califfo. Oggi ne abbiamo fatti 10, in questi 10 minuti abbiamo preso 3 gol. E in casa di una Roma che in casa ha sempre battuto tutti concedendo niente senza subire un gol, senza subire gol. Gol, minima soddisfazione, sì, perciò non è il caso assolutamente né di fare processi né di fare drammi, di vivere questa sconfitta con la stessa serenità e la stessa tranquillità di come abbiamo vissuto 15 giorni fa la vittoria di Bologna.